Sì, il titolo è sicuramente un po' strano, no? Ci ho pensato, perché lo specchio è qualcosa che, in particolare io voglio dire, che uso tutti i giorni, no? Perché mi specchio, so che c'è un specchio al mattino, ma che uso come strumento di lavoro tutto il giorno. Ma vediamo. L'abito sarà stato detto 100 volte oggi, no? Deriva dal latino habitus, vestito, indumento, eccetera, nel senso figurato, l'abitudine, costume, consuetudine. E allora forse è un po' più questo di cui voglio parlare, ma lo specchio deriva dal latino speculum, no? Specie guardare, oppure la superficie della stanza lucida che permette la riflessione, senso figurato, immagine, ritratto, modello, esempio, eccetera. Riflettere, che qui questo è il punto più importante, che impiegare, volgere indietro lo sguardo, no? Ma anche rivolgere la mente su un oggetto del pensiero. Quindi considerare con attenzione, sono finite adesso le definizioni, non spaventatevi. La funzione riflessiva è questa funzione essenziale, cioè che la capacità di riconoscere gli stati mentali propri altrui, inserita successivamente nel concetto di mentalizzazione, ossia la capacità dell'individuo di rappresentarsi i propri comportamenti e quelli degli altri, come frutto di intenzioni, desideri, scopi e più in generale come risultato di stati mentali specifici. Noi, questo abito lavoro dello specchio, abito lavoro soprattutto della relazione allo specchio. Noi abbiamo dei neuroni che sono stati chiamati neuroni specchio, che ci servono proprio a questo. Sono stati scoperti nei primati e ce l'abbiamo anche noi. Che intenzioni avrà l'altro? Cosa starà pensando? Cosa starà sentendo? Che pensieri avrà? Dicevo che uso lo specchio, normalmente si usa uno specchio unidirezionale, si vede dall'altra parte, gli altri si rispecchiano, gli specchi si rispecchiano, chi ci sarà dall'altra parte? Chi verrà? Questo è il dubbio. Chi vedrà una famigliola così? O così? O così? Oppure ancora tante famiglie insieme? Ma soprattutto, quale sarà l'atteggiamento? Che abito avranno? Avranno l'abito dei guerrieri, come succede in molti servizi, dove arrivano agguerriti contro? Saranno in difesa? Saranno pieni di scudi? Avranno un atteggiamento di attacco-difesa? Sono in guardia? Oppure avranno un atteggiamento da mendicante, da sofferente, oppure saranno concentrati su se stessi, saranno innamorati di se stessi e saranno solo loro, oppure sono feriti, chiedono aiuto in questo senso, oppure sono dei martiri, o sono delle figure assolutamente etere. Chiederanno conforto e loro come si vedranno allo specchio? Si vedranno così? Si vedranno così? Si vedranno così? O così? O così? Che pensieri avranno nel rispecchiarsi? Si rispecchieranno in questo modo? Lo specchio deforma? Lo specchio può essere molto frantumato, rimandare tanti aspetti, piccoli aspetti. E come sarò io? Io e chi lavora con me? Come mi vedranno loro? Come un guerriero? Come un giudice? Mi attribuiscono queste funzioni? Vogliono sapere chi ha ragione e chi ha torto? Oppure vogliono confessarsi, vogliono sapere cosa è giusto o sbagliato, oppure vogliono che si insegni cos'è la vita, come sono,
cosa devono fare. O ancora pensano che sia un investigatore che debba investigare la loro anima, che sia un guru o un mago o un missionario oppure un poliziotto oppure uno che sa che cosa loro hanno bisogno, di che cosa loro sono carenti, che sa quali sono i loro pensieri, che è un esperto. E se invece adottassimo un atteggiamento curioso, se andassimo a vedere cosa c'è dietro questo specchio, magari scopriremmo che l'esperto è lui, non siamo noi, è lui che sa che cos'ha. E se ci adottassimo un atteggiamento alla Colombo, cercare certi indizi, farsi delle domande ingenue, tra virgolette, e se provassimo a venirci incontro, a confrontarsi, a rispecchiarsi, a riconfrontarsi e a rinnovo rispecchiarsi, a specchiarsi e confrontarsi con gli altri che si rispecchiano in quello che noi rispecchiamo, in questo gioco infinito di specchi. Questo è quello che avviene, c'è cioè chi è dentro, che parla, fuori, che ascolta. Ma gli specchi rispecchiano la realtà o la deformano? Lo specchio inverte la destra e la sinistra ma non l'alto e il basso, ci possiamo fidare gli specchi? Oppure bisogna rompere gli specchi per capire qual è il loro vero abito? Come ha detto Michelangelo Pistoletto, di cui questa è la sua opera, lo specchio esiste solo se riflette, altrimenti è nullo, perde funzione. Identificandomi nello specchio mi sono chiesto, se sono specchio, come mi riconosco? Senza uno specchio. Ho quindi dovuto dargli un doppio perché potesse riflettere ed essere, dirsi, specchio. Un assurdo, no? Poi, tagliando lo specchio, ho visto un terzo specchio, suo primogenito, anche lui riflettente, e si potrebbe proseguire all'infinito. Una metafora della vita? Esatto. Anche la specie umana biologicamente si riproduce per divisione e allora ho messo il primo punto fermo. La vera dinamica del mondo sta nella divisione, non nella moltiplicazione. La divisione è atto primario e questo ha risvolti etici. L'errore di fondo oggi sta nel ritenere la moltiplicazione la legge prima, gli interessi economici, la ricerca e il progresso. Continuiamo a moltiplicare e invece la legge del mondo risiede nella divisione, ne dovrebbe discendere per l'uomo la condivisione, proprio ciò che non avviene. Ma di questi specchi ci possiamo fidare oppure dobbiamo pensare come pensa questa signorina, che gli specchi dovrebbero pensare prima di riflettere. Grazie.